Allora, amici di Potere Robotico, qua c'è una recensione che dopo questa io prego. Scusate, è vero, avete ragione, questa non sarà una recensione, ma sarà più che altro una unboxing. Di quello che sarà contenuto qua. Comunque, dopo questo, io potrei anche chiudere baracche e burattini. Ma scusi, ma questo è il sacro gal. Il sacro gal. Dei ciogochi. Allora, per molti sì, cioè potrebbe essere, non è però fondamentalmente il mio sacro graal. E quale sarebbe? È un modello un po' della CMS Corporation. Ah, quello famoso! Great Bang Gun, sarebbe quello, cioè io quando prendo quello, basta. Dovrei dire basta, cioè il soldazio che ho fatto con me stesso è che se io prendo il Great Bang Gun della CMS... smetti di collezionare. Basta. Cioè, quello dovrebbe essere. Amici di Potere Robotico, a questo punto, se qualcuno. Mandategliene uno. Se qualcuno fosse in possesso di questo oggetto. Vendiamoglielo! Mandateglielo, ve lo paghiamo io lo straccione così. Sì. Beh, no. Ma l'avvocato ci mette una percentuale anche lui. Vendiamoglielo! Poi dopo, sì, dopo qui si trovano gli escamotage. Per continuare. Sì. Tanto voi fatelo. Cioè, fatelo. Noi lo facciamo per il suo bene, sì, e per il nostro anche, perché così almeno. Comunque, abbiamo Sua Maestà il Gin Geyser della Future, realizzato dalla HL Pro. Ma tanto tempo fa? È un po' di tempo fa. È un bel po' di tempo fa. Vediamo se c'è da qualche parte scritto anche HL Pro, che era comunque l'esecutore fisico di questo scatolone, di questo Gin Geyser. Però HL, aspetti, Ma allora da quello che lei mi fa capire, questo è l'unico Gin Geyser che esiste? Beh, c'è anche un vinilone da 40 cm, solo però del Grand Fighter. Ah. Che è il robot cosiddetto principale della serie, un po' come se fosse Janosch nella serie degli Astro Robot. Che poi, scusate, ci sono qui i tre stronzi, che poi dopo c'è anche una sorta di mezzo che si possono tra l'altro trasformare nell'astronavicella tipo Grandizer. Sembra quasi un Goldrake. Esatto, questo camioncino tipo Deimos. Sì. E questa astronavina tipo Daikengo. Ma sì. Cioè, sì. Tra l'altro un vostro ascoltatore ha fatto notare che non si dice Grandizer, si dice Grandizer. Si deve sentire la loro finale. Siamo a questi giapponesi. Sì, ma tanto poi noi ce ne freghiamo un cazzo. Quindi esatto. Qui adesso volevo far vedere che poi questi tre robot con l'unione anche di questo mezzo volante formano questo accrocchio. Che è quello il Gin Geyser. Sì, vero e proprio. Era già brutto disegnato. Tremendo. E questo pezzo qua all'uscita costava sulle 400 Figa. Carte. E io all'epoca dico: ma che cazzo vado a spendere 400 banane per questo robo qua? Che è un discorso che purtroppo devo dire feci anch'io. Perché me lo fecero vedere, non lo trovai eccelso in negozio. E non l'ho presi perché ne mancavano tantissimi all'appello in quel periodo. Per cui prendere un Gin Geyser che era un secondario, l'avevamo visto, però non era il più amato quella cifra lì, era un po' una follia. All'epoca a me faceva gola, però 400 carte erano. Ma mi dici che adesso ancora di più? Beh, adesso siamo, poi dopo, allora. Parliamo per teorico, Parlando per teorico, questo pezzo qua, nuovo, sigillato, costa la bellezza di 1500 euro. Brutta Eva. Cioè, penso che sia nel cosiddetto panorama dei modelli nuovi, di nuova generazione, diciamo, è probabilmente il più quotato. Ok. E perché dice di nuova generazione? Questo era del 2000? Comunque passa per lì, me no? La demarcazione della nuova generazione rappresenta dal primo Soul of Chogokin, ossia il 1997. Il primo Mazinga del 1997. No, 1993 è uscito il GX03 con Butler. Nel 98 è uscito il grande Mazinga e il primo fu
il Mazinga Z nel 1997. Quindi dal 97 in poi. Esatto, per me e quella... questo pezzo è del... Purtroppo io guardavo sulla scatola, non c'è, io se parliamo che era 400 euro vuol dire che è post 2002. Parlando in euro. Questo abbiamo una... Dopo troveremo un libretto di istruzione sul libretto di istruzione. Magari che non è neanche male, magari ci sarà anche scritto. Però magari comunque è post 2002. Come... Tra l'altro all'epoca non so se la Metal Tech faceva già uscire il suo primo pezzo, che poteva essere in quel periodo anche, che era il Grandizer, o come cazzo si dice? Grandizer! O Goldrake. O Goldrake. O Ufrobo. Ce la faremo a fargli dire Goldrake. O Atlas. Atla. O Atla. E va bene. Quindi, quello era... saremo a cavallo comunque post 2002. Detto questo, andiamo a vedere un attimo il contenuto. Adesso vediamo un po' se riusciamo a... come si presenta. Allora, intanto la scatola secondo me è bella comunque. La scatola è bella. Se, in ogni caso, anche se vengono rappresentati quello che noi andiamo a vedere, cioè i robot già belli che finiscono, non è che sono disegnati, però la scatola comunque fa la sua figura. Ti attizza. Sì, attizza. Ah, è divisa anche in scatoline. Esatto, che vedete. Mica tanto. Adesso cerchiamo. Stacco? No, beh, vedete, ecco sì. Faccia Kubrick, faccia. Allora, Grand Fighter, poi gli altri non me li ricordo. Uno dovrebbe chiamarsi Spin Lancer, ma non mi ricordo qual è. John Joinder e Fangai. Allora, qui c'è il... I cuori. Esatto. I quadri. Quadri. I fiori. E picche. Detto questo, possiamo... Salutando Scusa, Perché no? L'unboxing è finito, Salutando Scusa. Tutto qua, non è che possiamo vedere tanto. Ah, ecco, tra l'altro, grossa citazione che io non ho... Ecco, ferma un momento. Dica. Allora, io questo modello l'ho preso abbastanza bene. Però perché era particolarmente difettato, cioè rappresenta soprattutto nel Grand Fighter. Ok. L'ho mandato. Cioè l'hanno giocato, l'hanno lanciato. Allora adesso poi andremo anche a cercare un po' di visionare il pezzo per farvi capire per qual motivo è mal progettato e si va a scolorire già soltanto sfregando e andando a muovere le articolazioni di questo, di questo pezzo. E detto questo, io l'ho mandato in restauro dai fratelli Laura e Paolo di Metz Model, che sono bravissimi in questa loro esecuzione di restaurare modelli o fare anche dei modelli ex novo, nel senso che vanno a fare proprio dei custom su modelli che non esistono, tipo, che ne so, lo Shin Getter 3 di Getter Armageddon, o per dire anche la Venus e l'Afrodite della serie del Mazin Kaiser, che non esistono in commercio. Che quelli lì saranno tra l'altro dei custom che mi attirano non poco e che magari andrò a farmi commissionare. E dai, vabbè. Perché vi assicuro che sono veramente, ma veramente ben fatte. Un applauso a Paola e Laura. Io saluto solo la Laura. Ciao Laura. Quando vuoi venirci a trovare, Laura, mi raccomando, porta il pennello. Vi metterò sotto nei link sotto il link direttamente per vedere quello che è stato fatto in questo modello. Ci sarà proprio riferimento specifico a questa, diciamo, questo restauro. Bene. Che io ho richiesto specificatamente che non fosse particolarmente invasivo, ma che si andasse a ripristinare il più possibile il modello senza andarlo ad alterare. Bene. E questo apre però un grande interrogativo. Allora, è meglio restaurare un robot perdendone l'originalità o mantenerlo come danneggiato o usurato o semplicemente con le caratteristiche proprie del modello? Cioè, questo modello nasceva spesso e volentieri già danneggiato. Sì. Vabbè, ma che gioia. Però un oggetto restaurato perde parte dell'oggetto. È vero, ma tu prendi 14 400 carte per un lavoro già
tu andresti a prendere. È vero che dopo, se le devo spendere altrettante per metterlo a posto, mi incazzo. Sì, però, però questo è un altro discorso. Certo. Io vi posso dire che dove è stato operato la parte di restauro è stata maggiormente nel Grand Fighter. Okay. Negli altri il restauro è stato applicato solo sul colore giallo, perché l'hanno dato in un qualche modo e tendeva a crepare. Ah, ok. Detto papale papale. Poi dopo papale papale. Comunque chiedo scusa, queste cartellette sono la contabilità della sua. Sì. Allora, questa c'è quella del Sensei, che è quella più grande, la sua, quello dello straccione, che è rosso, giustamente. Cioè, ci sono le nostre contabilità. Ok. Prenda un attimo la sua contabilità. Grazie, la metto qua. Adesso andiamo a prendere la contabilità. Siamo quella dello straccione. È stata quella più rivista. Perché non si capisce bene sto straccione. Allora, vediamo un po' cosa è contenuto in questo blister. Che purtroppo non hanno applicato il polistirolo. Vacca bestia. Miseria, il polistirolo ci brucia. Tra l'altro adesso qui vediamo C'è un display stand? No. Porca. Un'automobilina? La si può fare. Più che automobilina diventa camioncino. Vedo che hanno restaurato anche lo scotch. Sì, hanno applicato anche questo scotch. Allora andiamo. Sciocchini. Allora, intanto vi faccio vedere che durante il restauro ha applicato. Allora, questo. Questa spugna per non far non la vedo. Eccola. Cozzare, non fa toccare le due gambe. È stato applicato poi anche questa plastichina qua sotto, perché vedete che qua immediatamente andrebbe subito a toccare ste ruote. Anche qui sulle braccia è stata applicata questa spugnetta, proprio per il fatto che vedete che se uno toglie questa spugnetta, no, lì c'è stata per la sudorazione, per la cella, perché se uno va a chiudere subito il braccio, va immediatamente a cozzare contro la spalla. Quindi noi teniamo il braccio divaricato. Sa che assomiglia un po' ad Antares? Beh, diciamo che Antares che assomiglia un po' a lui, perché è vero, forse è più vecchio. È vero. Adesso andiamo anche ad aprire divaricare le gambe. Quell'Antares che prima o poi Bandai farà, e avrò le scuse del giornalista. Ancora! Non mi pare che sia stato annunciato. Non si preoccupi, non si preoccupi. Bisogna avere pazienza. Adesso qui sarà nell'anno del topo. Ora, io qui ho prima provato a cercare un po' di rimuovere questa plastica che lui, naturalmente Paolo, mi ha applicato, perché se da noi sotto, andiamo a girare, viene via? Sono subito cazzi amari. Adesso appoggiamolo un attimo lì. Lo appoggi. Un attimo, e poi andiamo a vedere. Poi io volevo farvi vedere anche poi. È stato completamente sverniciato, riportato a metallo puro. Cioè, questo era proprio devastato. Era devastato, però il problema è che se qua mancava del colore, qui pif, paf, puff, non è che basta andarci a colorare sopra, che bisogna togliere il colore, andare a applicare il primer e poi riandare ad applicare sopra il colore. Ok. E cercando di essere il più, ottenere un colore il più uguale possibile al rosso che c'era inizialmente parlando. Chiedo scusa, i due restauratori hanno un nick famoso, o sbaglio? Sì, Metz Model. Ah, ecco, sì. Metz Model. Che sono poi i modelli a metà, Metz Model. Certo. Vabbè, perché la Laura ne fa una parte, Paolo ne farà un'altra. Beh, diciamo che generalmente la Laura si occupa dei soggetti femminili e lui invece di tutto il resto. Dei maschioni. Dei maschi. E vabbè. E sono stati ricolorati anche qua i vari accessori, okay, tipo spade. Ma li fanno insieme? Non lo so, questa è una domanda che dipende da chi è il cavaliere. Se seguiranno il nostro canale, rispondeteci, perché se no non dormiamo la notte. Ora, mi può prendere la cartella blu? Certo! Ma questo file si chiama Grand Fighter. A me non dispiace. Ma non è male. Sì, però c'è il faccione vecchio. No, più che la faccia vecchia sembra che gli abbiano dato una badilata. Sì. Ma chiedo scusa, ma il plastichino lei non lo toglierà mai più? Non lo so, adesso cercherò magari di operare, ma stia buono. Certo. C'è ancora gli scotch restaurati. Scotch. Beh, comunque bel pezzo, insomma.
Sì, 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 sì. Diciamo di sì. Ci piacerebbe. Ci piacerebbe averlo, ma non ce l'abbiamo. Ma non ce l'abbiamo noi. Questo è lo Spin Lancer. Ah, detto anche per gli amici? Spina. Spina. Spinone. Qui, allora, sempre applicata la spugnetta, certo. Applicata la spugnetta sulle braccine, perché non vadano. Grandissimo lavoro hanno fatto, eh? E, però, ecco, su questa è stato fatto un restauro meno invasivo. Penso che sia stato rifatto un po', forse l'azzurro, soprattutto qua il giallo è stato perché era tutto crepato. Comunque, se poi andate a vedere nel link sottostante, sì, ci ha spiegato tutto quello che lui ha fatto. Ah, ok. Sul, quindi dopo si va a agganciare ad un sito? A un, sì, ma un sito, soprattutto al loro sito, sì, e poi successivamente anche proprio alla spiegazione di che cosa ha fatto su questo, okay, che è già online, prima che questa recensione qua andasse in onda. In onda, ok. Qui poi dopo dentro vedete che ci sono tutte le parti per poterlo trasformare nella astronavina. Astronavina un po' grandaisa. Esatto, esatto. Proprio. Ora, dia la contabilità del... La mia, la blu, questa... La mia, la, questa è del giornalista. Del giornalista. Sì, sì, e sì, vedrete, sì, che questo è un gran bel pezzo. Oppa là. Ma la giornalista è stato fortunello, eh? Eh? È stato fortunello. Lei è il gran più bel pezzo... Dom di tutto il circondario. Ma prego, se ci penso io. Allora, intanto vedete quello che è contenuto all'interno, okay, del abbiamo misterone. Anche un bel segone, cioè. Beh, si nota. Che dementi, veramente. Buon pescecleto. Via qui. Allora, avete visto tutto delle teste, delle robe, dei bagagli che... Tra l'altro qui, qua io non ho applicato, andrebbero sopra anche delle protuberanze sulle spalle. Ah, a questo... quel robotto? Allo Spin Lancer. Metta... Certo. E questo è il Journalizer. Passi il Journalizer. Tenga. Metti sulle mani, guardi. Mi metto le mani a cucchiaia. Ma che breve. Mo che bravo garzone. E qui abbiamo praticamente il terzetto. Che è brutta botta, però di faccia è brutto molto. Però, allora, adesso qua... lo parti. Senta, comunque, si divide a metà e stia... Si divide a metà. Perché se noi togliamo qua e c'è proprio si... parte in due parti... Ah, no, io ho pensato che si divideva a metà giornalista. No, lui... Naturalmente sembrano proprio dei modelli vintaggioni, un po', sì. E anche qui in questo caso il giallo è stato rifatto, solo il giallo, perché il modello almeno, grazie a Dio, era sano in questa, anzi poi dopo in realtà bisognerebbe... Scusi sensei, questo deperimento dei colori... Da cosa sarà dato? È comune a tutti Allora il giallo sì. Il giallo o è dato da usura, nel senso che ci hanno giocato. Allora, infatti adesso lì poi sarei arrivato. Allora, per quel che riguarda il giallo è sistematico. Ok. Sono tutti così. Il discorso invece, che secondo me il precedente proprietario che aveva questo, ha giocato particolarmente tanto. Ha proprio giocato. E infatti quello che attira di più è il Grand Fighter, okay. Ed è quello che ci ha giocato, l'ha palpato di più, l'ha palpato. E poi probabilmente la verniciatura, come spiega poi anche Paolo nella sua disanima digressione su questo pezzo, nel quale si è anche informato particolarmente, un attimo, tendono comunque i colori a saltare anche senza toccarli, perché sono molto fragili. La cosa positiva invece che mi ha detto di questo pezzo, rispetto a tanti altri, perché lui comunque ha sverniciato e rifatto anche come colorazione, per dire sempre il grandizer, quindi al posto di avere le parti grise le ha fatte con le parti bianche, quindi anime color, cioè lui è uno dei maggiori fautori di questo pezzo. Detto, rispetto ai Chogokin Bandai, questo pezzo qui, Metal Tech Future, quel che l'è, ha uno spessore di zama, che è
di grandissimo spessore rispetto alla merda che comunque ci propina Bandai, che ci propina di solito Bandai. E quello è stato una delle poche cose positive di questo pezzo. Mi perdoni sensei, questo perché il design di questi robot, che fanno parte, come ha detto lei, della preistoria degli anni, è molto semplice, quindi permette di non avere quel livello di dettaglio che oggi invece è indispensabile. Ora è chiaro che con dei blocchi d'acciaio quello che si faceva era questo. Se dobbiamo fare un Gundam Unicorn così, naturalmente non possiamo. Giusto. Però laddove viene messo il metallo, che viene messo in quantità inferiore, però laddove viene messo è comunque metallo pieno, metallo poco pieno. Qua è metallo pieno, là è misero. Ora andiamo a vedere l'ultima carpetta, la carpetta del sensei. Andiamo a vedere la carpetta perché comunque non abbiamo ancora visto le parti che poi lo formerebbero nel vero e proprio Jingaiser, che sono contenute nella carpetta. Perché ha usato il condizionale? Non lo vediamo? Formerebbero. Che formerebbero, anche perché è stato detto che questa non sarà una recensione, ma un unboxing. Ora vediamo che è contenuto un altro Spin Lancer piccolino. Per qual motivo c'è questo Spin Lancer piccolino con tutti questi accessori che poi formerebbero il robot? C'è un display stand per formare. Questo già lo fa felice molto. Ora, adesso che avete visto quello che è contenuto, può anche prendere dell'aria. E andiamo a vedere un attimo le istruzioni. Oh, dove ci sarà magari una data? Tanto non credo. Ma secondo me è così. E qui vi fanno vedere tutto quello che può fare il Grand Fighter, cioè che noi non vedrete in questa recensione. No, certo. Però ve lo vedete lungo le istruzioni. Lungo le istruzioni. E potete vedere, ha una doppia trasformazione. Cioè, si forma sia in camion. Osceno, sì, perché c'è anche il suo faccione davanti. E astronave oscena. Sì, altrettanto oscena. Sì. Poi, non so come si chiami, Kilu, lui è lo Spin Lancer, ne sono sicuro. E anche lui due trasformazioni. Questo qua, ok. E c'è il mattarello. Poi qui vedete lo Spin Lancer. Perché lui fa la fogliata. Hai detto? Ecco, il piccolo Spin Lancer serve per poi essere, diciamo, come dire, proporzionato quando si combinano tutti l'uno con l'altro. Lui va sulla schiena di Jingaiser, sì, diventa la parte terminale e quindi non ci si può più mettere quel bagaglione qua, sì, perché sennò è troppo, pesante, eccetera. Sì. C'è questo bagaglino qui che sarebbe quello che è contenuto nel, e poi si forma l'aereino che praticamente avreste quattro pezzi. Ha un sacco di trasformazioni. Sì. E qui vedete come si forma questo accrocchio. Sì. Si parte da questo e si arriva qua. Bello. Con il suo display stand che lo tiene... È sollevato. Preso per le palle. Sì. L'abbiamo detto proprio, l'abbiamo pensato in contemporanea. Pensi un po' come siamo malati. Sì, che bello. Beh, lei ha appena detto che c'ha le palle da 8 kg, quindi... No, io c'ho un'altra cosa, che è quello appena vicino. Da 8 kg. Ah, ok. E qui vedete... Ma quante volte non lo so, non guardi, la astrazione è la prima volta che le sto vedendo insieme a voi. Non è lo stesso. No, è sempre diverso. Assume configurazioni diverse. Ah, ci assomiglia, perché lì c'ha le gambe, lì ha le gambe arancioni. No, uguali. Però, però c'è questo che è girato. Le ali sembrano di. No, ma cambia il pezzo solo dietro. Sì. Cioè quello nel culo. No, quello nella schiena. Quello nella schiena. Perché vedi che. Sì, ha ragione, avete ragione. Girato... Sì, invece ho girato. E qui diventa ancora qua. Più lungo. Esatto. Nel... Diventa proprio un pistolone. E quindi se voi fate quella roba qua, voi fatela, ma non so cosa resterà di vernice attaccata. Però veramente questo è molto importante, perché se uno ha un modello di questo tipo, ma il modello non è trasformabile perché si rovina. Rompe le palle. No, che cazzo spendi 1500 euro? Intendo dire, io se lo possedessi io, pur a rischio di rovinarlo, lo trasformerei.
perché se no neghi la sua... Lei ha ragione, però al di là di questo, io personalmente preferirei tenerli comunque divisi, sono più guardabili in questa configurazione che in quella... Ah sì, questo qua c'è le... Che, perché poi sono trasformabili sia singolarmente che in... Ma allora, però non farà torto a nessuno, bisognerebbe prenderne tre. Assolutamente. Sì, 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 sì. Bisognerebbe prenderne assolutamente, tre. Assolutamente, con una modica spesa. Sì, 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 sì. 5.000 euro. Bisogna trovarlo. 12.000 euro. Tre, beh, sa, così, sì, trasformati in mezzi e poi l'accrocchio. Sì, sì, praticamente giusto. Una utilitaria. No, comunque una data non c'è. No. Non c'è una data. Ma io vi butto lì un 2004. Li vuole pesare uno? Sì. Tra l'altro, sempre sui 400 euro, io anni or sono andai a una fiera a Parma e cosa ti sei e comprato? C'era lui. Ah. C'era nel. E stava proprio ancora a quella cifra. Volevo quasi. Ho detto, porca troia, in tasca non ho 400 euro. Se no, se no, se no, se no. Fighi. Ho detto. Meno male. Ho detto, ho lasciato il portafoglio a casa. Il portafoglio ce l'avevo, ma era debole. Forse avevo 50 euro. Cosa avevi fatto la sera prima? Boh, no, niente. Si sarà ubriacato, perso da ma qualche no, parte. Ma che... Ma che... No, il sensei non si ubriaca più comunque, ragazzi. No, figlio, davvero. No, guarda, c'era birra. No, era sempre bagno. Sì, tornava a casa tardi. So, niente. Lo perdavamo in mezzo... Ah, no, quello era un altro, perdavamo in mezzo a certi posti. Chi era? Ogni riferimento no, 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 no. Ho capito ora. Ogni riferimento straccionesco è casuale. Non mettetemi in bocca. 328 grammi. Ok. Parole che non ho detto, io nomi non ne ho fatti. Voi? 350 grammi senza le pinne. Le pinne. Fucile d'occhiali. 376 grammi. Beh, questo è Gagliardo. Questo è Gagliardo. Però ha dei colori che, e questi sono proprio i suoi, a parte il giallo, proprio sono i suoi 100%. Sono era il giallo che rompeva con gli occhi. Sì, il giallo a prescindere. A prescindere. Il giallo a prescindere. Però cioè, si evince che sono veramente vintaggiosi come... Ma a me non dispiacciono comunque, a me piacciono questi robottini messi un po' così. Beh, hanno un che di fascinoso, probabilmente sì, sì. Da io anche adesso andarli a pagellare mi risulta alquanto. No, però possiamo dare un voto finale. Ma possiamo dire che allora. Cioè, questo Gingheiser, che voto gli diamo? Ma, in generale. Allora, in una collezione, cioè, vero, come la. Un prezzo atomico. No, ma adesso lasci stare, non guardiamo no? I soldi in no. Questo momento. Per una volta. Non guardiamo. Però in una collezione come. La sua, la mia, ci vuole, è indispensabile. Cioè, se uno prende il Damon Bane, ah sì, e Gridman, non prende Gingheiser. Adesso io non è che voglio dire, però. Guardando lì, che ogività gli darebbe comunque un Gingheiser? Allora, io tra l'altro, io vi dico che io la serie Gingheiser non l'ho mai vista. Neanche a me, neanche cioè, lei. No, io il cartone matto me lo ricordo, ma non lo guardavo. Io non ho mai avuto, probabilmente, neanche di. Perché non è che beccavo tantissimi canali, ma sì, l'hanno fatto vedere comunque in un canale, gli ho dato un'occhiata. Però io non so neanche di che. Non lo so. Di che epoca fosse lui realmente. Ma lei sembra vecchio. Beh, cioè. Però più vecchi di Mazinga? No. È lì. Perché comunque il design di Mazinga, devo dire che è un po' più accattivante comunque. Sì, però questo qua è già un pochettino più nel... Quando gli ho detto che questo qua somiglia ad Antares, effettivamente la maschera è quella di Daltanius. Quindi deriva da qualcosa che poi dopo Daltanius c'è nato... questo Bogali qua deve essere della fine degli anni 70. Allora, Gingheiser è un anime 77. Televisivo giapponese. È scritto Gingheiser in realtà come detto Gingheiser. Anche la scatola c'è scritto Gingheiser. Comunque è nato nel nostro anno. 26 episodi del 1977, uno dei pochissimi del genere prodotti da Nippon Animation. È stato trasmesso in Italia per la prima volta nel 1982 su Rai 4, Rete 4. Però cioè del 77 comunque, sì. Il robot.
Sì, è bello Kyoto, quindi arriva prima. Io dopo adesso vediamo un altro Grand Fighter, come vi dicevo, lo Spin Lancer. Non è 80. È 78 penso. Che cosa? Bullman. 79. 79. Diciamo 80. Vabbè. Questo è il Bull Gator. Bull Gator. E il velivolo è Aeroin. Molto bene. Giusto per personaggi. Goro Shigoron, leader del team e pilota del Jin Guiser. Detto pistolon. È doppiato da Eugenio Marinelli. Poi Miki Akitsu, l'unica ragazza del gruppo, assiste Goro nei spettacoli spettacoli hard. Ma Akitsu, ed è la copilota del Grand Fighter. Ah, vabbè. Akitsu lo sa come funziona. Poi c'è Torajiro, che sarà sfigato. Sì, altro personaggio che essere degli altri genere. Goff è robusto pilota del Bulgari. Ci ha beccato. Però perché Torajiro, agli sfigati da sempre nomi da sfigati. E Zanta Minami è il piccoletto del gruppo pilota lo Spin Lancer, cioè se quindi sarà che è questo intelligente, che poi è uno stereotipo degli primi anime dove si voleva sempre una spalla comica, che era vostro boh, piuttosto. Poi c'è il dottor Godo, esimio scienziato capo della base di Zingeiser, e basta. Io non starei qui a... No, non ha dato il voto. Ah, è voto? Dio, un voto. Ma quindi il gonnellino non lo vedremo mai nella sua bellezza. No, intanto vi faccio vedere l'azzurrino. Amici di Potere Robotico, se ci riesco... Dai. No, non ci riesco. Viene via? Provi ad alzarlo. Provi. Se lei alza, non lo strappa e poi lo rimette. Ma l'ha messo bene. Ecco. L'ha messo molto bene. Suppongo che per metterlo così abbia separato i due pezzi. Caro mio, però qui bisogna andare a svitare e togliere tutto. No, se lei lo alza semplicemente. Non viene. Ma non si alza. Non viene. Non ha... E alzandolo non riesce a toglierlo? No. Il tira. Facendo una cosa delicatissima, viene via. Ma io vado a togliere la protezione che durerà poi nel tempo. La lasci. Solo quel pezzettino lì. Alzi e tiri come ho fatto io. Quasi. Pif! Che poi anche per lei, anche da tenere in scatola, è bello comunque averlo almeno visibile. Io lo lascerei fuori. Comunque. Un applauso. Bravo! Un applauso. Grazie sensei. L'asso di picche comunque è ben... L'asso di picche. È ben visibile ora nel... Nel suo, nella sua interezza. Facciamo un applauso anche alla Laura e a Paolo. Sì, bravi. Cosa ho fatto di male? Vabbè, niente. Il voto. Gli dia un voto del cazzo. L'avete pesato? Sì. 300 e passa grammi su ognuno. In linea con i ciò, io. Cioè, anche da come si sente come cicciotto, è un po' cicciotto, però pensavo di più, perché questo è 370 grammi. Non riesce a darlo. Ma il mio voto... È un po' come la Monna Lisa, non lo si può... Non lo si può quantificare. la sto facendo cadere dall'alto, la faccenda. Figa. È molto complesso. È molto complesso. Perché lei deve tenere conto anche dell'effetto incazzatura. Figa, da boh. Di questi elementi è un po' alto. Colossale. Beh, se uno poi dopo si avvicina a spendere addirittura 1.000 euro. Se spende 1.000 euro, lo trova con il giallo rovinato. Bene, quello è garantito. Lo trasforma. Quello è garantito. Sfascia, non è che perde pezzi. Mi girano i coglioni. Saltano la vernice. Certo. A go. Ce la fai? Cosa, dare un voto? Ma io 7 più glielo do. 7 più. 7 più glielo do. Però poi dopo questo che è un modello che ti fa incazzare da 11 su una scala di 10. Vabbè. Ma collezionare sofferenza. No, la portiamo la prossima volta davvero il sacchettino della tombola? Sì. Ed è... Cioè l'incazzatura va... Va alle stelle. Comunque ragazzi, lamentatevi. Sì, assolutamente. Lamentatevi per la mancata trasformazione. Sì, assolutamente. Sì, sono con voi. Sì, esatto. Lamentatevi per il fatto che non gli ha messo un singolo
accessorio, sì. Però, ricordatevi sempre che i soldi sono del sensei, fa come cazzo vuole. E mettete il mi piace. Certo. Esatto. Ah, mio Dio. Salutando scusa, assolutamente. Ciao.